faccio molto volentieri, ovviamente, così come faccio volentieri il ringraziamento a te che continui a attivare questi momenti di discussione molto importanti, molto utili e ovviamente il benvenuto in Molise all'onorevole Ferrandino che conosco da tempo perché anche lui è stato sindaco, mi ricordo una splendida ospitalità nella sua splendida isola, ormai non dico quanti anni fa, giusto per essere attenta a non È mostrare passato un po' di tempo. in questi percorsi che ci hanno sempre accomunato fra il partito, la militanza in ANCI e la militanza in Europa, che significa Sì. poi un anelito cortissimo per un ideale e una visione, ma anche molta concretezza e piedi a terra. Forse insieme oggi più che mai servono queste due cose. Perché dico questa come prima riflessione? Perché mi pare che stiamo dando delle risposte molto preconcette rispetto all'impatto del Covid e le politiche e i cambiamenti in atto. Molti fideisti hanno un'idea sicura, chi migliorerà, chi peggiorerà, riescono ad avere, come dire, delle convinzioni profonde rispetto all'impatto. Io sono fra quelli che pensa che il Covid, esattamente come gli altri shock che abbiamo avuto, quello del 2008, la crisi del 29, hanno, come dire, una possibilità di essere impattanti, in modo radicale, ma, se si esce dalla crisi in modo migliore o peggiore dipende soltanto da noi e dalla capacità di mettere in campo delle politiche efficaci. E vengo quindi al primo tema del perché oggi si deve essere europeisti e si può essere europeisti soltanto se l'Europa non sbaglia queste politiche. L'Europa che ha sempre, diciamo, dato un indirizzo intelligente ai cambiamenti di turismo, anche il turismo grigio, quello rivolto d'argento alla terza età, è molto importante perché intreccia il tema del socio-sanitario territoriale diffuso, del welfare pubblico territoriale, che col Covid si è dimostrato di essere l'unico efficace per fronteggiare la crisi, non i grandi ospedali. Sappiamo bene che due cose non hanno funzionato sicuramente nella gestione del Covid. La prima è la sanità centralizzata sui grandi nosocomi e non la sanità territoriale. Anche e soprattutto nelle valli delle aree interne, il Lodigiano, il Bergamasco, il 500% di mortalità. Noi nei nostri paesi in questi mesi abbiamo avuto mortalità zero perché ulteriormente si è ridotta la mortalità, senza incidenti e senza contagi. La forbice della demografica con quelle zone si è allargata nel breve periodo e così nel medio-lungo purtroppo andremo peggio noi perché io vedo una dinamica demografica che peggiorerà per noi, non arriveranno i migranti. Faremo meno figli perché c'è sfiducia e soprattutto la disoccupazione che deriverà dalla crisi economica farà sì che nei posti come il nostro, con alto tasso di disoccupazione femminile e giovanile, quindi il Covid è neutro, è uno shock, come tutti gli shock può avere un effetto positivo di invarianza di quello che c'è o negativo. Noi dobbiamo mettere in campo le politiche dall'Europa al territorio capaci di fare andare a un riequilibrio territoriale, alle eguaglianze territoriali. L'Europa ha il secondo pilastro che basa sulla coesione territoriale, non solo moneta unica e mercato unico, ma coesione. L'Italia ha bisogno che questo pilastro resti fermo, che il QFP nell'importo resti uguale, che la coesione territoriale resti uguale e che le risorse per le aree più fragili restino molto significative. Ha bisogno di una politica del turismo tagliata sui luoghi e luoghi come i nostri hanno bisogno di pianificazioni nazionali con marketing molto forti per attrarre i turisti secondo una nuova visione, che è quella che già accompagna la propensione di mercato. Turismo lento, esperienziale, diffuso e sicuro sul territorio. Se facciamo tutte queste cose, avremo svoltato in positivo il Covid e quindi a fronte di una crisi sanitaria spaventosa, di una crisi economica e sociale spaventosa, avremmo potuto utilizzare correttamente l'occasione per richiudere o avvicinare le disuguaglianze territoriali. Quindi o mettiamo in campo queste politiche e quindi siamo tutti più europeisti perché riusciamo a portare la gente nel nostro disegno visionario positivo di uguaglianza sostanziale di Europa unita, oppure se sbagliamo le politiche non ci illudiamo, non ci saranno slogan che tengono l'Europa è bella. Perché non ci seguirà la gente, voterà anti-Europa e voterà anti-sistema. Noi dobbiamo avere un'Europa forte e solidale con politiche per il turismo rivolte ai territori e politiche da parte dei territori ultimi, come lo è nuovamente il Molise. Solo così anche il Molise continuerà oppure potrà riprendere la strada di un convinto europeismo. Altrimenti
Io dubito che per quanto Alfredo Marini sia bravo e convinto, o io sia profondamente europeista come tutti quanti voi che mi seguite, dubito che ce la faremo a convincere che quello è lo scenario positivo di fiducia, di sogno e di ripresa che dobbiamo, a cui dobbiamo guardare con convinzione e che ci salverà dal futuro negativo che diversamente attraverseremo. Forza Europa solo con queste condizioni.